considerate vittoria, che mancavano da 3 mesi, che nel partito abbiamo visto il giornalismo giustamente con il punto di vista del giocatore da cui. A questo punto forse si è messo troppo tardi per andare a giocare, ci è voluto parecchio tempo, ci sono voluti poi il risultato di Cosenza, l'interpretazione di qualche buona partita e poi finalmente io ho visto un'ottima difesa, anche se oggi la difesa ha sostituito l'attacco, se lei considera che il gol è preso in pensione, partito da Nicoletti, poi il Ferenzi, se ne ricordo, poi il Ferenzi. Ecco, che tutto questo che cosa voleva soddisfare? No, la disamina è questa, effettivamente era da tanto tempo che non vincevamo in casa e per noi era di vitale importanza vincere, abbiamo fatto la partita che dovevamo fare come a Cosenza e da questo punto di vista questa squadra ha dimostrato di essere una squadra che sapeva quello che doveva fare e sapeva come andare a prendere questa partita e quindi insomma sono molto contento. È normale che in casa abbiamo dovuto lasciare il pallino del gioco a loro e questo a me non piace tanto, però in questo momento la partita da fare era questa e da questo punto di vista siamo stati bravi, molto bravi, perché non abbiamo concesso niente, abbiamo creato diverse palle per fare gol e per raddoppiare, quindi gli faccio solamente i complimenti. Poi detto questo, ancora la matematica dice che manca un punto. Siamo sicuramente a buon punto, è inutile che ci prendiamo in giro, però ancora manca un punto e quindi dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto da quando sono arrivato io qua. Abbiamo, da questo punto di vista, insomma, l'ho sempre detto, i ragazzi mi hanno sempre dato grande disponibilità al lavoro e la prossima settimana dobbiamo fare lo stesso. Mister, lei parlava di manca un punto per la matematica, eccetera. Allora, se dobbiamo guardare i numeri, mi consento, dobbiamo fare una considerazione. Catanzaro si salverà, appunto, però guardando la consiglia che questa sera Catanzaro si trova a 2 punti dal decimo posto. E infatti noi guardiamo anche quello, sono d'accordo, noi guardiamo il punto ma vediamo anche poi di a questo punto vediamo se riusciamo a fare qualcosa in più sicuramente. Mister, partita estremamente intelligente, l'aveva detto alla vigilia, lo ha dimostrato, insomma ha sfruttato, se posso dire, anche i limiti della sua squadra, nel senso che sapendo, conoscendoli bene, sapeva che magari se avesse fatto una partita d'attacco magari sarebbe andata diversamente, quindi partita assolutamente positiva, però forse un Siracusa al di sotto di quello che tutti quanti ci si aspettava, questo forse le chiedo se è in merito del Catanzaro anche questo. Ma sono d'accordo sul fatto che abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, infatti da questo punto di vista ho fatto i complimenti ai ragazzi. Il Siracusa, secondo me, l'avevo detto alla vigilia, è una delle squadre che gioca meglio nella nostra, in questo girone e ha fatto, secondo me, una buona partita. Siamo stati molto, molto, molto attenti noi a non concedere niente. Siamo stati veramente attenti sia in situazioni di gioco sia su situazioni di palle inattive e siamo stati bravi poi a colpire nel momento opportuno e a creare delle situazioni dove potevamo fare ancora male. Diceva giustamente il collega, forse rimane il rammarico di non aver trovato la giusta quadratura qualche settimana fa, naturalmente non è demerito suo, che è arrivato da poco, però insomma obiettivamente le 2 ultime partite hanno probabilmente dimostrato che il Catanzaro poteva fare qualcosa in più in questo momento. Eh sì, queste ultime 2 partite effettivamente, soprattutto da un punto di vista proprio dell'intelligenza nel fare la partita giusta, abbiamo fatto veramente bene. Poi è normale che da un punto di vista proprio poi del palleggio, del provare a fare la partita, del provare ad avere il pallino del gioco, lì sicuramente magari dobbiamo ancora migliorare molto, però in questo momento bisognava andare al pratico e quindi abbiamo fatto bene. Poi se è presto, se è tardi, l'importante era secondo me arrivare all'obiettivo, questa era la cosa più importante, il prima possibile.
oggi si fa fatica a parlare male dei giocatori, effettivamente oggi è una prestazione buona da parte di tutti quanti. Adesso però arrivano queste ultime due partite, io lo chiedevo già qualche settimana fa, io la ripropongo adesso, la domanda se magari in questi ultimi 180 minuti magari vedremo quelli che magari hanno giocato meno, anche in considerazione del fatto di capire quali tra questi possono, potrebbero essere utili per il Calzaroli. In queste ultime due partite, dico a voi quello che ho detto ai ragazzi, noi in queste ultime due partite dobbiamo ottenere il massimo di quello che possiamo, perché dobbiamo far vedere che questa non può essere una squadra che ha perso, adesso non so, 17-18 partite in un campionato, e quindi da questo punto di vista dobbiamo crescere proprio da un punto di vista della mentalità, nel cercare di ottenere il massimo nelle prossime due partite, quindi farò quello che ho fatto in queste settimane, cioè metterò in campo la formazione che mi dà più garanzie. Grazie a voi, arrivederci.